E adesso? Non saprei. Direi che l'unico limite è il cielo. Chiaramente non è vero. Rapiniamo una banca. Siamo al verde. Oh, non si rapinano le banche. È illegale. E? Super spassoso. Stai traviando la bambina. Tranquillo, Drax, era un suggerimento. Un suggerimento potenzialmente redditizio. Tutto bene, Goldfinger? Un'irritante indigestione. Niente di notevole. Ok. Beh, se necessario, sul retro c'è un bagno. Allora, Mantis, ora che l'universo è salvo, che programmi hai? Non saprei. Forse tornerò sulla Mantis. Ho sentito che la Terra non è male in questo periodo. Potrei anche andare a Contraxia. Giocano d'azzardo lì. Sei sicura che Contraxia sia davvero, libero dalla promessa? Comunque non è un posto adatto a una bambina. Dico sul serio, amico. Non hai una bella... Ho fatto bella il corso cera. Base. Avete il kit di soccorso? Non abbiamo un kit di pronto soccorso. Ma che diavolo stai dicendo? Certo che abbiamo il kit. Il nastro adesivo non conta. Forse gli serve solo una limonata. No. Non temete per il vostro vecchio amico. Mi sento semplicemente... favoloso. E dai! Sono eterno! Ehi, ma che cavolo! Che razzo! Magus. Sì, è quando il tipo di vino dorato viene consumato dalla cosa malvagia e vuole distruggere la galassia. E probabilmente ce la fa. Perché sento la donna insetto in testa? Perché sono nella testa di tutti voi. Così Magus non sentirà il vostro fantastico piano. Che sarebbe? Oh, no. È meglio se lo ideate voi. Lui, io, col destino siamo un trio. E noi moriremo tutti. La forma finale è l'era del male. La gemma. Quando quel coso ha attaccato me e la mamma, era terrorizzato dalla gemma. Sì, anch'io ho avvertito la sua paura. Oh, sì, certo, l'antica gemma, una delle sei. È l'unica cosa abbastanza forte da contenere la potente anima del Magus. Quindi non dobbiamo fare altro che avvicinarci e lanciargli un sasso magico? Esatto. Piccole, lamentose, irritanti nullità. Woohoo! Che fate orsù? Mantis, come attiriamo il cattivone? È ora di prostrarsi di fronte alla nuova catastrofe. Facendo quello che vi riesce meglio, guardiani. Non dandogli amicizia. Credo che intenda esasperandolo. Se c'è qualcuno che può irritare un dio... Siamo noi! Forza! Inginocchiatevi al vostro dio! Chi potrebbe sovrastare un re e farlo meglio di me? E tutto al misero prezzo della vostra anima. Ora siete nella mia realtà! In ginocchio! Bravo! Bravo! Gli batti anche le mani. Lo sto facendo in modo ironico. Secondo te lo capisce? Sì! Onora il tuo dio! No. Non offri altro che menzogne e false promesse! Sei davvero pessimo! E perché applaudi? Ti prendiamo in giro, fesso! Poi cosa? Ha detto ciò! Oh, stiamo scherzando? Indietro, ci penso io! Nicky, no! Vattene da lì! Fidatevi! Ci siamo! E questo è
cazzo? Ve l'ho detto! Che ci pensavo io! Ok! È stato fantastico! Come hai... Non lo so! Ora posso farlo! Fin qui tutto bene, guardiani! Ma non siete ancora fuori dai guai! Posso evocare eserciti con un cenno! Ah, ehi! Arrivano altre... cose! Metterò fine alle loro... insetti da spiaccicare in arrivo! Una nera pioggia di morte! Era così anche quando l'avete incontrato dentro di me! Tutte le versioni che abbiamo visto finora erano solo frammenti! Questo è il vero Magus! Ecco cosa succede a festeggiare troppo presto! Ogni tanto va bene abbassare la guardia! La tua fine! Aiuta a crescere! Ehi, Magus! Non si deve fatto chissà cosa! Pensi che abbiamo paura di te? Abbiamo vari insulti irripetibili con cui ricoprirti! Altri vaccarozzi! Ottimo che lo spiaccicamento abbia inizio! A qualcun altro dispiace un po' per Warlock? Il nostro nemico non è umano, Peter Quill! È un ridoppio divoratore d'anime! Nel dubbio, sparagli in faccia! Basta che non li facciate avvicinare a te! La nostra posizione mi turba! Non eravamo sulla Milano poco fa! Sono sicura che il Magus controlli tutta la realtà! Wow! Suona male se lo dico ad alta voce! Non riesco a credere che il destino della galassia dipenda completamente dalle parole di Magus! Esistono linee temporali decisamente peggiori! Coraggio ammirabile! Arrendetevi all'inevitabile! La gemma! Dovete usare la gemma! È ancora troppo lontano! Sembra mantenere le distanze di proposito! Che stai aspettando, Quill? Digli qualcosa per spiazzarlo! Sì! Scatena la sua furia con i tuoi discorsi fastidiosi! Pesti tormentose, mosche lamentose! Nulla voi più gusterete, perché il nulla troverete nelle cose! Gatto, ratto, scacco, matto, sai fare le rime! L'abbiamo capito! Su serio, come diavolo hai fatto a diventare ancora più odioso? Fatto, sciatto, sba, sba, sbatto! Catafratto! Iniziate a infastidirmi! Siamo degli esperti! Intatto, soppiatto, inesatto! Quello che dite non ha senso! Non ha senso? Da quando ti abbiamo incontrato, non hai fatto altro che vomitare parole. E ora vuoi anche mettere tutto in rima? Ingrati insignificanti! Ok, direi che l'abbiamo distratto. È quella roba del pianeta! Ricky, sei pronto a salvarci di nuovo? Fai attenzione! Ehi, ora sono io quella con i poteri. Ricordatelo! La ragazzina inizia a piacerti qui. Presto, guardiani! Non lo dico spesso, basta per farlo! Vi voglio bene, ragazzi! State bene? Ben fatto! Ok, ci siamo quasi! Dobbiamo solo resistere ancora un po'! Questa resistenza è un crimine contro le nuove divinità! Spero vi piacciono gli insetti! Ce ne sono altri! E ovviamente non ho il repellente! Oh, guaiace, cosa strisciante! Basta che non li facciate avvicinare a me! Rocket, pensaci tu! Peter, mi dispiace di averti detto che sei insopportabile! Concordo, Peter Quill! Hai dimostrato un'abilità irrinunciabile! è ora di legarli! Come festeggiare
inevitabile vittoria! Prima catturiamo la divinità malvagia, poi pensiamo ai festeggiamenti! No! Non siamo troppo cattivi con il dio malvagio! Gamora, aspettami! Potevamo evitarci tutto se non fosse stato per quella stupida scommessa! Mamma aveva ragione su di te! Diceva sempre che dovevi ancora crescere! Presto o tardi cadranno tutti ai miei piedi! L'intera galassia cadrà! Ragazzi, la gemma fa cose strane! È il momento, guardiani! Attiralo, Quill! Per avere la visuale libera! Sottomettetevi! Ho detto... sottomettetevi! Adesso, Starcoso! Devi farlo adesso! È ora di fartelo entrare in quella testona! Non ci arrenderemo mai! Dico davvero, hai presente chi siamo? Esatto! Siamo i Guardiani della Galassia! Abbiamo i biglietti da visita! Preferiremmo morire piuttosto che sottometterci! Osate sfidare un dio? Non avete idea di chi... Ah, ma taci! Cosa hai detto? Ha detto che sei pessimo! La derisione si fa beffe di... La gemma! Dovete usare la gemma! Oh. Peter Quill! Ah! Razzo! La gemma ti distruggerà, Quill! Come è successo la prima volta! Vattene via! Non è il momento per rimediare agli errori, stupido idiota! Lascia perdere! No! Sono io l'idiota che ha liberato questo mostro! E sarò io a rimetterlo nella bottiglia! Lui si riprenderà, vero Mantis? L'importante è che ce l'abbia fatta. Tutti voi. Non era tenuto a compiere il sacrificio. Ci hanno pagato? Non ancora. Quindi è tutto finito? Tipo finito. Il Magus è imbrigliato per ora. L'entità più insaziabile della galassia è di nuovo rinchiusa nella gemma dell'anima. Non resta altro da fare che decidere il suo destino. Distruggiamola! Sono terribili proposte entrambe. Io sono Groot. Dice che dovremmo combinare entrambe le idee. La gemma non è né fuoco né fronzolo. E non un vostro fardello. Wow. Ha cercato di ucciderci e di divorare la galassia! Non conterrete questa calamità catastrofica. Io l'ho creata. Io la custodirò. Nessuno può tenerla. Mantis, che probabilità ci sono che la galassia venga ancora consumata? Molto alte. Se la ridiamo a riccioli d'oro? Mm-hmm.
non così alte. La ragazza aveva ragione. Forse la sua forza e la sua ferocia un giorno distruggeranno la mia anima solitaria. Ma non sono solo. Solo per sicurezza. Che probabilità ci sono che la galassia se la passi male, se la vendiamo? Astronomicamente alte. Il modo migliore per assicurarsi che il Magus non esca di nuovo è impedirlo insieme. Quindi, quando inizierai a sentirti infastidito? Convocherò la tua ciurma. Nonostante le differenze, temo che ormai siamo amici. Mi farò perdonare per aver cercato di uccidervi e divorare la galassia. Un temporaneo passo falso. Sì, beh, e tu scusaci per tutti gli insulti poco carini. Se l'impronta di un uomo va mondata, egli solo deve affannarsi per porvi rimedio, poiché... Ma davvero parla sempre in questo modo? Voglio dire che siamo... d'accordo. Sì, è solo che... non devi convincere soltanto me. Oh, certo che no. Ma certo che sì. Beh... no! Oh, che schifo! Ok, mi hai convinto.